Sigla. Sigla. Salve a tutti e benvenuti a una nuova puntata dei nostri White Walkers Tips. Nel video di oggi vi faremo vedere qual è l'attrezzatura che ci portiamo dietro per un trekking di breve o medio periodo, ovvero per una durata che varia tra i 2 e i 7 giorni di cammino. Questa attrezzatura è pensata per un clima mite, quindi primavera, estate e autunno, e può variare a seconda delle condizioni meteo. Ovviamente cerchiamo sempre di bilanciare utilità e peso per portarci dietro soltanto il minimo indispensabile, ma anche l'attrezzatura che ci serve per campeggiare e divertirsi. Partendo dagli zaini, noi usiamo gli zaini Osprey. Il mio in particolare è uno Stratos da 34 litri. Il mio invece è uno Stratos da 36 litri. Sono zaini leggeri, del peso di circa 1,3 kg. Sono molto versatili in quanto dispongono di molte tasche e vi è possibile infilarci più o meno tutto quello che serve per questa tipologia di trekking. Viaggiando quasi sempre in coppia o comunque in gruppo, di solito ci dividiamo l'attrezzatura che abbiamo in comune per risparmiare sul peso. Cominciamo subito da ciò che teniamo agganciato all'esterno dello zaino. Io qua sopra tengo la mia giacca, che è una giacca montura, idrorepellente, antivento e in tessuto elasticizzato. Qua sotto invece abbiamo la nostra tenda, una tenda minima campo e 2 pro, e io, come abbiamo detto, smezzandoci l'attrezzatura, porto il catino, che è la parte interna in cui si dorme, e il sovratelo impermeabile. Anch'io, attaccata alle fibbie esterne del mio zaino, tengo la giacca che mi porto sempre, anche in estate, soprattutto se facciamo trekking in quota, una Geographical Norway, che è una giacca tecnica, molto economica, è idrorepellente e antivento e mi ci trovo molto bene. È un pochino più spessa di quella di Luca, quindi pesa un po' di più, però tiene meglio il calore. Di fianco, invece, infilato in una delle due tasche laterali, tengo la mia parte di tenda, ovvero i picchetti e i paletti. Nelle tasche laterali del mio zaino io invece tengo le borracce per l'acqua. Di solito ne porto una un pochino più piccola per permettere ai picchietti della tenda di starci e una un pochino più grande. Nelle mie tasche laterali troviamo una paletta in metallo che di solito utilizziamo per scavare la buca in cui facciamo il falò la sera, una borraccia in silicone da 600 ml, molto utile perché quando è vuota si può comprimere e occupa meno spazio, e da quest'altra parte il keyway, che tengo sempre a portata di mano in caso di rovesci improvvisi. Due parole in più riguardo i nostri zaini. Hanno delle piccole differenze. Quello di Luca è un 34 litri, è più adatto ovviamente alla sua dimensione corporea, è anche più leggero. Il mio invece è un pochino più grande, l'unica differenza che ha è che la parte superiore si può aprire in questo modo, ho una tasca in più qua e oltretutto ha una zip in diagonale nel lato destro con la quale è possibile accedere direttamente all'interno dello zaino senza doverlo aprire completamente. Quando invece facciamo dei trekking più lunghi o in una stagione più fredda utilizziamo degli altri zaini. Io ho un Kestrel 58, sempre della Osprey, con cui ho percorso anche il pellegrinaggio di Shikoku, quindi un mese e mezzo di cammino, e devo dire che mi sono trovato molto bene. Io invece ho un Cerro Torre della Lowe Alpine, è uno zaino molto grande e molto pesante, ha un litraggio di 65 litri, espandibile fino a 85. Con il mio Stratos 36 ho percorso il cammino di Shikoku in perfetta tranquillità. Certo, alcune volte sono stato un pochino stretto, poiché non ci entrano tantissime cose, ma è uno zaino leggero e, essendo andati nella bella stagione, mi ha permesso di godermi di più il percorso. Adesso vediamo cosa abbiamo dentro i nostri zaini. A differenza di quello di Simone, nel mio zaino ci sono due tasche superiori, in cui di solito tengo gli oggetti di più frequente utilizzo. Nella prima troviamo i miei occhiali da sole, ovviamente polarizzati, una bandana in tessuto elasticizzato del Paracord, una saponetta biologica utile sia per il corpo che per i vestiti, un pacchetto di fazzoletti, e non è l'unico che ho nel mio zaino, una torcia frontale con ricarica USB, un coltellino richiudibile e un accendino. Nell'altra tasca invece tengo dei guanti da lavoro, sempre utile quando si tratta di fare legna per il fuoco o montare la tenda. Nelle mie tasche superiori tengo anch'io oggetti molto simili a quelli di Luca, tra i quali un paio di occhiali da sole, una bandana elastica, utile anche come scaldacollo,
il power bank e infine la mia torcia da fronte, anch'essa con ricarica USB. Nella tasca superiore interna invece tengo del paracord, una torcia da campeggio che è sempre utile quando stiamo fermi in tenda o intorno al fuoco, un paio di bacchette cinesi che utilizzo sempre come posate e il mio coltellino da campeggio. Passando alla tasca frontale, io tengo un telo in microfibra molto leggero e che occupa pochissimo spazio e un rotolo di carta igienica, il cui uso è scontato. Invece nella mia tasca frontale io tengo un piccolo asciugamanino per le operazioni di igiene quotidiane, che è molto utile avercelo a portata di mano, il Kiwi, del sapone biologico, delle salviette intime per l'igiene personale, un pacco di fazzoletti e dell'infradito, che utilizzo sempre come scarpe da riposo quando siamo fermi nel bosco, in campeggio o eventualmente nelle strutture dove ci fermiamo a dormire la notte. I zaini Osprey sono dotati anche di due tasche all'altezza della fascia lombare. Nelle mie, in una troviamo la nostra GoPro Hero 8, ancora fazzoletti e i nostri adesivi con cui marchiamo il territorio durante i nostri cammini. Nell'altra tasca, sempre a portata di mano, le batterie di riserva per la nostra GoPro. Anche il mio zaino ovviamente dispone delle due tasche nella fascia lombare, ma nelle mie, in una di esse, tengo anch'io i nostri adesivi e le batterie di riserva della GoPro. Nell'altra tasca io invece tengo il telefono cellulare, così l'ho a portata di mano per fare foto o vedere il percorso nell'applicazione dedicata. Adesso vediamo insieme cosa abbiamo dentro i nostri zaini. È sempre bene ricordare che per un massimo comfort durante il cammino bisogna seguire un preciso modo per fare lo zaino, ovvero tenere gli oggetti più pesanti a contatto con la schiena, quelli di medio peso intorno e quelli più leggeri in fondo o sopra. Attaccato alla schiena, nell'apposita sacca di cui ogni buono zaino da trekking è dotato, ho il mio Camelback. È una semplice sacca di silicone con una cannuccia che mi permette di bere anche mentre cammino senza bisogno di togliere dallo zaino borracce o bottiglie. Come avete notato, io a differenza di Luca mi porto le borracce, poiché ho avuto esperienze molto negative con il Camelback. Ne ho rotti ben tre, trovandomi lo zaino completamente zuppo, e quindi ho deciso di abbandonare questo modo di portarmi dietro l'acqua, preferendo un paio di borracce, il che mi permette di riempirle senza tirare fuori la sacca dallo zaino, che alle volte può essere un'operazione molto difficoltosa se avete lo zaino veramente carico, e in più mi lascia anche la possibilità di avere più spazio all'interno di esso. Nella sezione superiore del mio zaino ho una borsetta in cui tengo cavi e caricabatterie, spazzolino e dentifricio, un piccolo kit per l'igiene personale dove troviamo forbicine, taglia unghie, una limetta e delle pinzette e due powerbank, uno più piccolo da usare in caso di emergenza e uno più grande che di solito utilizzo la notte per ricaricare i miei apparecchi elettronici. Subito sotto ci sono due vaschette di plastica, sono due semplici vaschette del gelato che utilizzo per riporre il cibo quando facciamo scorte e anche come piatti quando mangiamo. All'interno di una di esse c'è anche una forchettina di plastica, leggerissima e poco ingombrante. Nella parte superiore del mio zaino troviamo il mio contenitore di plastica per il cibo, nel quale, esattamente come Luca, ci metto i rifornimenti che compriamo via via, cotti o crudi che siano. Subito sotto c'è il nostro pentolino da campeggio, che è ideale per due persone, è della Stanley fatto in acciaio inox ed è molto comodo poiché all'interno viene con un paio di contenitori in plastica, in cui uno ci porta il sale, che è sempre utile, e un altro che mi permette di avere un pochino di spazio in più per metterci i rifornimenti. Accanto troviamo un piccolo contenitore stoffa nel quale tengo tutti i cavi e le batterie di riserva per le GoPro ed il cellulare. Invece al lato c'è un kit del pronto soccorso dove tengo anche il necessario per la mia igiene personale. Il nostro piccolo kit di igiene e pronto soccorso ovviamente è condiviso. Al suo interno possiamo trovare vari oggetti di utilità molto pratica, tra i quali il mio spazzolino, uno stick per le punture d'insetto, del propoli, del betadine che è un disinfettante molto forte, della garza in cotone, dell'eucotape con del cotone al suo interno, un paio di pinzette, ovviamente abbiamo anche del dentifricio, altro cotone, dello shampoo biologico,
del gel contro i dolori muscolari, un ago di sutura in caso ci facessimo dei tagli molto profondi e infine cerotti e garze. A metà dello zaino troviamo l'attrezzatura di medio peso, ovvero la sacca con i vestiti, che per trekking di questa percorrenza contiene due ricambi di calze, due ricambi di mutande, un pigiama per la notte, due magliette di ricambio e infine un ricambio di pantaloni da trekking, che sono convertibili, ovvero hanno una zip all'altezza del ginocchio che permette di trasformarli in pantaloni corti. Subito sotto anch'io tengo i vestiti, ma prima il mio telo in microfibra, i ricambi intimi, che come Luca si compongono di un paio di mutande tecniche e un paio di calzini da trekking, e la sacca con le magliette e pantaloni di ricambio. Anch'io, come Luca, mi porto tre magliette, di cui una la utilizzo per la notte, un paio di pantaloncini corti da riposo, un paio di pantaloncini corti tecnici da trekking e l'intimo termico, ovvero un paio di leggings e una maglietta a maniche lunghe elasticizzate, in quanto sono una persona molto freddolosa e li utilizzo soprattutto per dormire la notte oppure quando siamo in quota e fa troppo freddo. Ovviamente, se è estate, non me li porto per risparmiare peso. Infine, sul fondo dello zaino troviamo l'attrezzatura della notte, che quindi dobbiamo estrarre solo quando ci fermiamo. Io ho il mio sacco a pelo della Quechua, la cui temperatura comfort è 15 gradi, e un materassino gonfiabile della Thermarest. Il necessario per la notte io invece lo tengo nella tasca inferiore, così da permettermi di accedervi senza smontare l'intero zaino. Qui troviamo il mio materassino da campeggio della Ferrino, molto leggero e compatto, e il sacco a pelo, che ha una temperatura comfort di circa 10 gradi, quindi perfetto per le mezze stagioni. Nella tasca inferiore del mio zaino invece io tengo una piccola sacca in cui ci sono le mie infradito. Infine, i nostri zaini sono dotati di una tasca inferiore in cui ovviamente troviamo un telo con cui coprire lo zaino in caso di pioggia. È questa dunque l'attrezzatura che ci portiamo dietro per questa tipologia di trekking. Diciamo che il peso complessivo di ogni zaino si aggira intorno ai 9-10 kg, ovviamente senza considerare acqua e cibo. Questo perché cerchiamo sempre di seguire la regola di portarsi dietro solamente un settimo del peso corporeo, che è fondamentale se volete godervi appieno le passeggiate che farete. Un consiglio che vi diamo, soprattutto se siete alle prime esperienze di trekking, è prima di partire di stendere tutta la roba che avete intenzione di portarvi su un tavolo e sicuramente vi accorgerete che ci sarà qualcosa di superfluo. Cercate quindi di dimezzare l'attrezzatura. In questo modo la vostra esperienza di trekking sarà senza dubbio più piacevole. Se volete vedere più nel dettaglio la nostra attrezzatura, nella descrizione di questo video troverete il link al nostro sito, il quale dispone di una pagina dedicata ad essa. Se il video vi è piaciuto lasciate un like e soprattutto iscrivetevi al nostro canale. Per oggi è tutto, ma ci rivedremo molto presto e per ora, buon cammino!